La power generazione e il solito turnover di Pioli mandano il Milan a picco contro lo Spezia. Spezia 2, Milan 0. Milan che perde punti importanti per la UEFA Champions League e invece la Spezia che ne guadagna di importanti per la salvezza. Ne andremo a parlare qui in questo video. Prima di tutto like, commenti, iscrizione, condivisione, campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete proprio il fan, quindi fatele che vi costano poco, con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, il maneggio aggiornato sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo, cosa importantissima, ma che voi ci mettete poco per farla, quindi fatela che vi costano poco, 5 semplici clic e 5 semplici cose, il maneggio aggiornato sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo, se avete visto la partita, nella vostra voglio, nei commenti voglio la vostra. Spezia 2 Milan 0. Allora, il solito turnover di Pioli che sbaglia sempre in queste partite importanti, che dovrebbe guadagnare punti per arrivare in zona Champions League, lui lo sottovaluta. Lui lo sottovaluta e l'anno prossimo rischia di giocare di giovedì. Rischia di giocare di giovedì. Dall'altra parte uno Spezia tenace, uno Spezia difensivo che si porta a casa 3 punti importantissimi per la salvezza, che lo fanno andare a pari punti con il Verona a 30 punti. Primo tempo di questa partita, poco nulla, a parte il tiro di parte, difesa. Primo tempo difesa, a parte il palo di Donale, una parata di Dronkowski su Theo Hernandez. Il primo tempo è poco e nulla, il primo tempo è poco e nulla, due squadre che si studiano, due squadre che pensano più a difendersi e a studiarsi, e nel mentre c'è un palo di Donali, molto sfortunato quello, e una parata di Dronkowski su Theo Hernandez, quindi primo tempo quasi nulla. Secondo tempo invece un pochino più movimentato, perché giustamente le due squadre si sbilanciano, ecco, danno un po' di pepe alla partita. Danno un po' di più per la partita, giustamente il Milan deve vincere per accorciare il giorno, invece lo Spezia serve punti per la salvezza, qui servono punti per la salvezza, quindi entrambe devono attaccare, devono provare a guadagnare punti. E il Milan attacca relativamente, ma spreca giustamente anche per i cambi sbagliati di Pioli, che mette De Ketel in una situazione che non doveva mettere e tante altre situazioni che non doveva mettere. Lo Spezia ne approfitta perché una partita di tenacia, cuore, difesa, voglia e cazzimma con un super Zola davanti, al 75 proprio con Zola che colpisce di testa e Paramegnan ci arriva a Wisniewski che devia quasi, sporca questo pallone e fa il primo gol in Serie A, 1-0 per lo Spezia. Dopo 10 minuti arriva il gol del KO definitivo del Milan. Dopo il primo gol dello Spezia, il Milan si era stordito proprio. Poi arriva il secondo, che è proprio il KO totale. All'85esimo, se Guadagnano posizione lo Spezia, esposito, la mette sotto l'incrocio, imprendibile per Magnano, 2-0. Spezia 2 Milan 0, Milan con il solito turnover, Pioli che si intestardisce con il solito turnover e la perde così. Spezia, cuore, voglia, vinta e tenacia, 18esimo, 30 a pari punti, col 17esimo Verona a 30 che domani ospita il Torino. Tanta roba, invece quinto Milan a 61, a meno 4 dalla Lazio a 65, nonostante la Lazio sia in calo, il Milan deve stare attento per la zona Champions. Questo è il mio commento, se volete dirmi una cosa su questi due commenti, noi ci becchiamo tra poco.